Ragazzi, so di essere praticamente, penso, l'ultima persona sulla faccia del pianeta a poter dire questa parola. Però, benvenuti. Oggi, ragazzi, finalmente torniamo con un nuovo video e, oh, magicamente non è un video di scuse sul perché non carico video. Per quello c'è il mio Instagram, @cappellodipaglia con due A, così se volete vi spiego un po' cosa è successo. Oggi, ragazzi, siamo qui con un nuovo video, anzi una nuova tipologia, dove andremo ad analizzare le censure che la 4Kids ha fatto nei vari anime. Ed oggi, per iniziare proprio ben al top, abbiamo la prima puntata di Yu-Gi-Oh! Però prima di tutto, raga, abbiamo la sigla nuova che me l'ha fatta un mio caro amico su Instagram, il Winner. Vi lascio il suo canale su Instagram in descrizione perché ha fatto un lavorone e se volete andate a supportarlo, eh. Quindi, ragazzi, 3, 2, 1... Scusate. Ok. La prima modifica tra le due versioni dell'anime è il campo di gioco dove giocano Yugi e Joy durante il primo duello dell'anime, si può considerare. E qui possiamo vedere che a noi hanno fatto una grafica molto più piatta rispetto alla loro. E non capisco il perché. Cioè, non mi sembra scandalosissimo. Non ritengo sia violento, cioè, ci sia sangue, ci sia bambini morti. Cioè, ho visto anime che sicuramente se venissero messi su Italia 1 ci sarebbe molto più da censurare, del tipo Attack of Titans, o sicuramente ridurrei il seno di personaggi come Nico Robin e Nami su One Piece, però sicuramente avrebbe più senso la cosa. O mi sbaglio? La seconda modifica riguarda la struttura della carta, che in Giappone è molto simile a quella originale, cioè le carte originali che giochiamo noi, mentre la nostra versione ha nella parte sovrastante la carta, l'artwork della carta, nella parte in basso l'attacco e la difesa. Probabilmente non c'è neanche l'effetto, non lo ricordo bene. Aspettate un secondo che prendo il trade, che ce l'ho qua. Ho fatto un po' un bordello, però diciamo che tutta questa struttura intorno, non so se vedrete mai niente, non c'è qua, l'artwork prende tutta la zona sopra. E poi nella parte sotto c'è attacco e difesa, è roba normale. Comunque c'ho roba migliore. Ho preso l'album che fa un po' pena, pietà e compassione. Almeno, cioè, se vi tiro fuori qualcosa, vi tiro fuori qualcosa di figo. Guarda questa roba, sto bel mago nero. Adesso non so se vedrete mai niente. Oh, ecco, in spagnolo pagato 25 euro, eh. Adesso sta tipo 70, ma no, ok. Però per farvi capire che c'ho anche robe migliori, non c'ho solo quella merda lì, eh. Poi per quanto riguarda la terza modifica, diciamo, questa ha molto più senso perché, diciamo, allora, io non so cosa c'hanno in testa i giapponesi, ma voi vi ricordate la prima puntata dove c'è Kaiba che legge un libro mentre Yugi e Joy stanno duellando e intorno ci sono gli altri ragazzi? Io mi chiedo, ma perché dovete dare a Kaiba un libro con scritto Kama Sutra? Poi è normale che ve lo censurino, cioè ve lo censurerei pure io considerando che è un anime che guardano ragazzini. Almeno lo penso così, poi probabilmente sbaglio, eh. Scrivetemelo voi qua sotto nei commenti se scrivere Kama Sutra sul libro che legge Kaiba a scuola, no, probabilmente voleva far capire che c'aveva la sua esperienza, cioè si voleva chiamare Atea e quindi per farglielo capire leggeva quel libro in classe. Passando adesso alla quarta censura, all'interno del negozio del nonno di Yugi troviamo dietro al bancone su una vetrina una scatola, un libro con raffigurato una sorta di robot tutto nero e con davanti una scritta. Questo nella versione giapponese, mentre nella versione occidentale questa scritta è stata rimossa. Sinceramente non so perché, più che altro perché è un po' sgranato e quindi non riesco bene a leggere la scritta. Se voi lo sapete, scrivetemelo qua sotto nei commenti che sinceramente sono abbastanza curioso. Poi probabilmente penso anche voi, se c'è qualcuno che ve lo scrive, non è che vi faccia schifo, almeno così risolviamo questo dilemma. Passando adesso alla quinta censura, abbiamo la censura della carta magia equipaggiamento equipaggiata a Sagi il clown oscuro. Sinceramente però non capisco il perché di questa censura, è stato proprio stravolto l'artwork e secondo me non era necessario, cioè sinceramente raga. Secondo me un bambino adesso in televisione, ma anche all'epoca, c'erano robe peggiori, cioè non è due spuntoni che mi sembra fossero disegnati sulla carta giapponese a traumatizzarlo, dai. Censura numero bonus, sì, perché da come potete vedere sono il cappello di paglia del futuro, perché ovviamente riguardando l'anime me ne sono ritrovata un'altra. Ma più che una censura questa è, diciamo, una modifica. Infatti troviamo il contatore dei punti di attacco e di difesa dei mostri che è differente nella versione occidentale e in quella orientale.
Basta, tutto qui. Ah, raga, scusate una cosa, la carta equipaggiamento equipaggiata a Saggy il clown oscuro non ce l'ha gli spuntoni, mi sono sbagliato. Vabbè, capita. Ok, bene, il mio lavoro adesso è finito e vi rilascio il video. Passando adesso alla sesta censura, abbiamo, diciamo, sia una censura che un errore. Per quanto riguarda la censura, vediamo proprio l'artwork di Ixodia che viene modificato, cioè lo sfondo dietro alla gamba, il braccio, la testa viene modificato, perché prima sullo sfondo ci stava la stella a 5 punte e, diciamo, non poteva essere raffigurata se mettevi tutti e 5 pezzi insieme, no? Va bene. Mentre invece per quanto riguarda l'errore, nella mano di Yugi, nella versione giapponese, ci sono due gambe ed il braccio sinistro, mentre nella versione occidentale le due gambe e il braccio destro. Successivamente, quando Yugi nella versione giapponese pesca il braccio destro, nella versione occidentale dovrebbe pescare il braccio sinistro, ma questo non accade e pesca nuovamente il braccio destro, ritrovandosi in mano, almeno per quanto riguarda la versione occidentale, le due gambe e due bracci destri invece che un destro e un sinistro. Fortunatamente alla fine, quando Yugi cala Ixodia, diciamo che lì viene sistemato l'errore e Ixodia riesce a uscire con un braccio destro e un sinistro. Se no, immaginatevi che sgorbio poteva essere, dai, raga. Passando al settimo errore, ragazzi, vi ricordate la scena in cui, vabbè, c'è Yugi davanti a tutti e tre i draghi bianchi? Bene, nella versione orientale questa scena compare una volta sola, mentre nella versione occidentale viene ripresa e riproposta due volte. E per concludere, l'ottavo errore riguarda l'evocazione di Ixodia, che originariamente nella versione orientale doveva uscire da una stella a 5 punte, mentre nella versione occidentale esce da una stella a 10 punte. Ma vabbè, questo era abbastanza scontato considerando che avevano già modificato l'artwork della carta, come vi ho detto prima. Oh, ragazzi, il video finisce qua, lo so, mi dispiace, anche a me. Prossima volta farò perdonare con un nuovo video, sperando che non passino di nuovo 6 mesi. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione, ovviamente, non vi lascio Instagram, che ho aperto la pagina del canale, quindi andate a seguirmi per sapere tutte le novità e tutto quello che ovviamente spero di far uscire sul canale. Quindi ragazzi, statemi easy, statemi tranquilli, divertite, spaccate la merda perché l'ho fatto venerdì, beh, non ho bevuto, però è stato devastante lo stesso, e noi ci rivediamo probabilmente settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!